Ed eccoci pronti per l'ennesimo, e non richiesto, cooking show o talent da cucina, come volete chiamarlo. Il ristorante degli chef prenderà il via oggi, 20 novembre, per una serie di scontri in cucina tra ospiti e giudici pronti a puntare il dito contro coloro che non saranno all'altezza dei target richiesti dalla trasmissione. Questa prima edizione è sicuramente un esperimento visto che ultimamente le cose di cucina non vanno molto TV nella TV pubblica, vedi il calo di ascolti per Elisa Esoardi. Il pubblico di Rai 2 già in passato ha avuto a che fare con tutto questo e adesso potrebbe riportare sulla cresta dell'onda il tema, lo farà davvero o il programma sarà un flop assicurato? Al momento i vertici Rai sono pronti a scommetterci e anche i giudici vogliono tenere le redini degli aspiranti chef a cominciare dalla brava Isabella Poti che in conferenza stampa ha subito sottolineato di essere nel programma per cercare subito la disciplina in cucina ancora prima della bravura e della conoscenza e rispetto delle materie prime. Un talent che strizza l'occhio ai reality. Oggi, martedì 20 novembre, alle 21:20 su Rai 2, va in onda la prima puntata dei Ristoranti degli Chef, il nuovo programma Rai in cui i concorrenti dovranno dimostrare non solo di avere talento culinario, ma anche di saper gestire un ristorante. Si tratta di un format a metà strada tra il talent e il reality in cui 10 aspiranti chef, affiancati dagli chef, che li guideranno e li giudicheranno sia nella preparazione dei piatti che nella fase di allestimento del locale nonché nella gestione vera e propria del ristorante. A trionfare sarà uno e, oltre a portare a casa il titolo di vincitore dei Ristoranti degli Chef, avrà anche la possibilità di formarsi professionalmente nella Scuola Internazionale di Cucina Italiana ALMA, un luogo di eccellenza dove si sono formati alcuni degli chef più importanti del momento. Il Ristoranti degli Chef, il meccanismo. Solo 10 chef avranno la possibilità di poter lavorare attivamente nei Ristoranti degli Chef. Nella prima puntata, 80 concorrenti, selezionati tra gli oltre 2000 iscritti, dovranno presentare agli chef Andrea Bertoni, chef stellato di San Vito di Tagliamento, Philippe Levillet, paladino della cucina italiana, e Isabella Poti le loro specialità. Il numero scenderà così a 40 che, nella selezione successiva, dovranno preparare un piatto in soli 20 minuti. I migliori 20 otterranno il pass per accedere all'arena dove, in coppia, dovranno preparare un piatto assegnato dai giudici, che rappresenta la tradizione culinaria italiana. Alla fine di questa durissima selezione, le porte del ristorante si apriranno solo per 10 di loro. A partire dalla seconda puntata, i 10 concorrenti dovranno dividersi tra l'arena e la cucina di un vero e proprio ristorante. Nell'arena, gli chef si sfideranno sotto lo sguardo dei giudici potendo contare su un ricco mercato in cui ci saranno tutti gli ingredienti necessari per la preparazione dei piatti. I concorrenti, dietro i banconi, dovranno conquistare la fiducia dei giudici Andrea Bertoni, Philippe Levillet e Isabella Poti che decideranno chi merita di essere a capo di una brigata e chi, invece, deve lasciare la sfida. Il ristorante. Il cuore della nuova trasmissione di Rai 2 è il ristorante, gestito direttamente dai concorrenti. I giudici, invece, decidono il tema del menù. Le due brigate, sotto la supervisione di uno dei giudici che in puntata Executive Chef, devono soddisfare il palato di circa 40 commensali che metteranno in difficoltà i concorrenti anche con richieste assurde. Tra i clienti che i concorrenti dovranno soddisfare ci saranno anche dei VIP come Sandra Milo, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi, Fabio Troiano, Samuela Sardo.
Al termine della puntata, solo la brigata migliore vincerà portando a casa 3 stelle, una sarà assegnata per il maggior numero di ordinazioni, una sarà assegnata da un tavolo di esperti e l'ultima sarà assegnata dai giudici. Il capo brigata vincente passerà di diritto alla puntata successiva scegliendo un assistente che sarà così immune. I concorrenti a rischio eliminazione si sfideranno su una prova di abilità, al termine della quale il vincitore avrà un vantaggio per la sfida finale. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.